Buongiorno a tutti, siamo qui nella montagna sopra a Campolognano, bellissima, che va dalla strada del manicomio che porta a Castelfranco, una via stupenda, soprattutto d'autunno, guarda le foglie, qui passano le macchine, ci sono dei residenti. Il dramma è solo alla mia destra, perché uno che viene a passeggiare in questi luoghi riesce a trovare sempre ogni metro di strada mortificato da qualsiasi tipo di rifiuto, veramente, guarda, ci sono i cessi, gli scarichi dei lavori di ristrutturazione delle case, i vecchi frigoriferi, qui abbiamo addirittura dei barattoli proprio che sono magari la base del riciclaggio, no? Qui abbiamo plastiche di tutti i generi, c'è il mondo, c'è veramente il mondo. Allora, le soluzioni sono due, guarda, è bello questo cestino di plastica che serve per riciclare la plastica, quindi dice sopra un cesso sta. È veramente mortificante trovare anche nei cespugli, adesso vabbè, questa è strada dentro un po' ingarbugliata, però qui se uno si affaccia ci trova, che so io, ecco, le bombole del gas, una bellissima bombola del gas, piuttosto che sacchetti di plastica ormai, ecco, coperti dalle foglie, ma vi assicuro che da sotto si vede un bordello. Qui c'è un cesso, che è chiaro, avere il bagno nel bosco è anche comodo, va a terribile per una corretta igiene. Questi sono scarichi di lavorazione proprio da cantiere, se portate i bambini a spasso sono anche dei giocattoli. Qui abbiamo la cucina, un bellissimo supettino, anche qui plastica di tutti i tipi, tutti i generi. Questa magari è una bottiglietta di uno che si viene a fare una passeggiata per stare in mezzo alla natura e poi per dire grazie la butta lì. Lì c'è una batteria di un'auto, quindi se si smorza la macchina qui nella via per Villa Franca sapete dove chiedere assistenza. Ogni genere di scarpata è mortificata, sembra una natura, ma è una natura morta. Vedi, lì sotto ci sono proprio barattoli, sarà trafugata. Vai a capire se sono i residenti che magari buttano l'immondizia dalla macchina o qualsiasi cosa non gli serve più dalla finestra, o se sono gente che ci passa appositamente. Qui nel sottobosco, passateci, è un fottio di plastiche, bottigliette, qui c'è un'altra bombola, le serrande, cassette. Vi ripeto, dal vivo rende molto di più che con una videocamera. Questo è un sacchetto buttato al volo da un finestrino, lì c'è una bella tanichetta. Cioè, il sottobosco è pieno di queste merdate. Qui poi c'è una piazzola, anche qui sempre bello il paesaggio, chiaramente voi passeggiate e guardate in su, però mi chiedo, ma chi deve controllare che ciò non avvenga? E soprattutto quando ci passano, ecco, questo è un monumento dell'arte moderna, quello è un frigorifero, qui c'è un lavandino, lì giù una stufa incastrata proprio tra gli alberi, qui immondizia varia. Siccome ogni metro è mortificato, ma è possibile che nessuno se ne accorge? O tutti ce ne accorgiamo e facciamo finta di niente? Qui vedi, c'è poltrone, altro adesso fa, ma chi te lo fa, te buttarle qua. Guarda, qui raggiungiamo il massimo con il casco, addirittura buttato una gabbietta per i gatti, sempre immondizie varie, barattoli. Il bosco è tutto così, non se ne può più. Zozzoni, voi dovete pregare Dio che non vi incontrate a fare una cosa, se no il casco invece di buttarlo ve lo dovete mettere per salvarvi la vita. Ciao!